C'è questa espressione che ritorna sempre, no? Che è lo spessore psicologico del personaggio, no? Ci hai mai fatto caso? È qualcosa che si ripete sempre, qualcosa che arriva dalle vecchie teorie sulla narrazione che ci siamo portati un po', forse in maniera troppo pigra nel corso del tempo. Secondo me il fatto più interessante, o comunque la cosa più interessante che porta con sé il film di De Maria è proprio questa volontà di non voler a tutti i costi approfondire psicologicamente un personaggio che è appunto quello di Santorusso, che in mano ad altri registi probabilmente sarebbe stato sezionato da filtri troppo cerebrali, e De Maria ce lo presenta grazie anche all'interpretazione molto, molto, come dire, dura, coriacea di Isca, ma neanche coriacea, perdonami, è molto diretto, è molto fisico. E per quanto un personaggio come Sì. questo possa essere complesso, manca volutamente tutta quella prosopopea, tutta quella concentrazione nel volerne assecondare, seguire, analizzare i meccanismi appunto psicologici che fa del film, appunto, che è un tema di cui voglio parlare con te, ne fa, diciamo, un epigono interessante, simpatico dei vecchi poliziotteschi, in cui non c'era bisogno che il personaggio fosse troppo sviscerato dal punto di vista mentale. Le azioni Parlano da sé. parlano da sé. È un E questo, personaggio secondo risolto nelle azioni, me, sì, nelle soprattutto. azioni, e anche quando si esprime, quando parla, quando scherza, quando ammazza, è conchiuso. Secondo me questo, diciamo, è l'aspetto maggiormente rilevante di questo film, che poi ha pregi, ha difetti. C'è questo sottofondo della Milano yuppie da bere, che è a volte interessante, a volte effettivamente è un po' logoro, ecco. È la prima volta che esco con uno come te. Che intendi? Un imprenditore? Un irrisolto. Non ci pensavo a fare il delinquente di mestiere. Volevo una famiglia, una casa e un'attività. Io so chi sei, veramente. Lei non sa di cosa è capace. Simone. Ci è andata benissimo perché per parlare di questo film abbiamo niente meno che il regista Renato De Maria, che è in collegamento telefonico con noi. Bene, Buongiorno Renato. buongiorno. Buongiorno a voi, ciao, ciao a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Un piacere. Ciao, grazie anche da parte mia e complimenti per il tuo film, che Grazie. è un film bello, divertente, Interessante per diversi interessante. sotto diversi punti di vista. E la prima domanda che vorrei farti, Renato, riguarda Netflix. Cioè, vorrei capire a che punto del progetto Netflix è entrata a farne parte e a che punto del progetto è stato chiaro che il film avrebbe avuto questo tipo di distribuzione. Ma è stato intanto una sorpresa perché il film nasce da un lavoro cominciato 4 anni fa durante la lavorazione di un documentario che ho fatto sui gangster italiani. Ma l'abbiamo impostato con Angelo Barbagallo, che era il produttore del film, come una gangster comedy che dal punto di vista industry, diciamo così, avrebbe avuto un percorso normale. Cioè, penso che quando mi ha cominciato a lavorare al film, manco c'era Netflix in Italia, ecco, per dirti. E poi dopo abbiamo quindi impostato il lavoro con Rai Cinema, con una coproduzione francese, Canal Plus, eccetera, eccetera. Poi siamo arrivati attraverso varie difficoltà che ci sono sempre nel montare un film in Italia, specialmente un film di genere che non se ne fanno tanti, e siamo arrivati all'inizio delle riprese nel settembre dell'anno scorso, alla preparazione, cioè in cui è stato chiaro che avevamo i soldi per fare il film, quindi il film era già stato coperto, diciamo così, dal punto di vista del budget. Durante la preparazione Netflix è venuto a sapere del film e aveva chiesto di leggere la sceneggiatura. Noi gli avevamo mandato la sceneggiatura, poi non abbiamo più saputo niente, abbiamo cominciato le riprese e ce ne siamo anche dimenticati. Abbiamo cominciato le riprese che sono state girate, il film è stato girato a novembre e dicembre dell'anno scorso e alla fine delle riprese hanno chiesto di vedere alcune sequenze di premontato. Abbiamo mandato queste sequenze dopo una settimana, mi ricordo ancora, il 10 gennaio, hanno chiamato per chiederci delle altre sequenze, gliele abbiamo mandate, dei premontati sempre e niente.
Ok, no, beh, praticamente hanno visto 6 sequenze del film e hanno preso il film. Te l'ho chiesto perché... perché la, e hanno preso il film, quindi non è un film che nasce Netflix, diventa originale Netflix nel momento in cui loro, prima ancora che finisce il montato, okay, hanno detto lo prendiamo per tutto il mondo. Perché è un scusate, come hai detto tu, no, tranquillo, un film di genere. Un film di genere, come hai detto tu, per me l'accezione film di genere ha una connotazione estremamente positiva, soprattutto parlando di cinema italiano, in cui, come hai detto tu, è una merce rara. E quindi, non conoscendo, diciamo, la gestazione del film, volevo capire se Netflix avesse, come dire, reso possibile un esperimento di questo genere, che è anche molto libero nella forma, molto diretto, molto crudo, anche poi con questa felice commistione di generi tra il gangster movie e la commedia, esatto, è sì, una cosa piuttosto rara nel cinema italiano. No, Netflix dal punto di vista creativo non ha influito, perché quando Netflix è arrivato il film era già finito praticamente, le riprese erano già ultimate, il film l'avevamo pensato così e fatto così, quindi ho letto che molti hanno detto ecco finalmente con Netflix il cinema italiano libera il linguaggio e fa vedere le potenzialità che una volta c'erano nel film di genere negli anni 70, ma non è così. Noi abbiamo pensato questo film 4 anni fa ed era esattamente come l'abbiamo fatto. Quello che è successo è la coincidenza tra quello che volevamo fare noi, che non è stato facile fare in Italia, perché appunto non è stato facile fare in Italia, perché proprio perché non c'era uno spazio industry per questo tipo di proposta. Mm-hmm. Almeno da parte di parecchia gente del mondo del cinema italiano non avevano capito il progetto, per cui non sto a fare il conto di quanti mi hanno detto di no. E di quanti non so mi hanno detto di no, ma mi hanno detto proprio vabbè, mi hanno detto immagino, che di no. E invece ha incontrato il target di Netflix. A Netflix piace quel genere di prodotto lì, sì, anche perché quindi ma noi non lo sapevamo nemmeno appunto che c'era Netflix quando abbiamo cominciato a mostrare, quindi è stata una coincidenza, diciamo che una volta tanto le idee sono venute al momento giusto, non proprio in anticipo, sì, come mi succede spesso. Anche perché è facilmente esportabile un prodotto del genere, anche per la qualità, ma anche proprio per il tipo di prodotto, e Netflix evidentemente ha capito anche questo aspetto meglio e prima degli altri, dato che, come hai detto... Evidentemente sì, è stato... sono stati rapidissimi, per esempio in Italia i tempi sono, tu dai una sceneggiatura, te la leggono se ti va bene dopo 2 mesi, 3 mesi, invece loro l'hanno letta subito, quando per far vedere il girato, il premontato, insomma ci metti sempre te, invece loro guardano subito e soprattutto decidono subito. A me è colpito questo. Poi è chiaro che ci sono 2 fattori, da un lato rinuncia alla sala, e questo comunque è una ferita, ecco, per un regista, perché comunque in sala hai la funzione del film diverso, certo, perché lo schermo è grande, il volume del mix è perfetto, mm-hmm, e quindi hai un'attenzione diversa. Però con Netflix il mio film ha potenzialmente 185 paesi che lo possono vedere, poi certo, non so se lo vedranno davvero, però potenzialmente è sulla piattaforma di 185 paesi nel mondo, quindi io potenzialmente posso essere visto contemporaneamente nelle Filippine, in Giappone, in Cile, in Polonia o in Romania, per dire, ecco. E quindi è una cosa che fa venire veramente le vertigini, c'è Dio. Renato, Santo Russo non esisterebbe senza, diciamo, la bellissima prova di Riccardo Scamarcio. Ecco, Simone e io siamo rimasti molto colpiti dalla performance e ci chiedevamo come avete lavorato insieme alla creazione di un personaggio così, così strambo, no? Tu lo inquadri come se fosse Jean Gabin, però in un polar, però allo stesso tempo ci sono i tratti della commedia. Cioè, Riccardo, sì, Scamarcio, sì, ribadisce ancora, cioè si conferma ancora come uno dei nomi più interessanti, no, del nostro, sì, cinema, anche in virtù di questa commistione che citavate prima, Simone e te. Sì. Come avete lavorato insieme?
Beh, Riccardo è l'attore perfetto per questo tipo di commissione, appunto, tra film di genere e comedy, perché nella sua carriera ha già dimostrato di avere un tocco comedy molto forte, gli piace molto far ridere, è un attore che, diciamo così, che lavora sempre sul limite dell'overacting, gli piace buttarsi e poi soprattutto provocare, quindi far ridere è una corda che c'ha. Sicuramente l'ha già dimostrato anche facendo commedie, proprio vere e proprie commedie. Dall'altro lato, la faccia che c'ha e quella così, quel contenuto, diciamo così, maschile, forte, che puoi intravedere la violenza dentro, ce l'ha anche quello. E quindi quando Riccardo ha letto il copione, ha detto: sono io, lo faccio, non spostate, ci penso io proprio, tanto Russo sono io. È un personaggio che è proprio perfetto per il suo tipo di lavoro, diciamo. Ci siamo preparati non tanto andando a conoscere o lavorando su personaggi reali, quanto lavorando su personaggi cinematografici che hanno ruoli, diciamo, cinematografici che vanno dai film di Scorsese ai film di Leo, di Lenzi, eccetera eccetera, ma anche la commedia cattiva di Scola, Mastroianni, Volontè. Abbiamo lavorato molto su quel tipo di modelli e poi nella realtà invece abbiamo pescato la nostra. Siamo due ragazzi di provincia, lui di Andria, io vengo da Bologna, e tutti e due abbiamo frequentato i bar, saloon, con quei personaggi che ci sono al bar, appunto simpatici, ambigui, un po' delinquenti, però simpatici, insomma, ti fanno ridere. Pensa che parlando prima con Giuseppe, prima di registrare l'intervista, gli dicevo che Riccardo in questo film mi ricordava Ray Liotta in Quei bravi ragazzi. Ci hai preso. A parte il fatto che ci somiglia anche, esatto, cioè, a qualche espressione che è incredibile. È vero. E senti, poi sulla recitazione, appunto, quel tipo di ferocia e al tempo stesso lato comedy, però anche questa presenza maschile molto sexy, molto forte, è proprio perfetta per il ruolo, sì. Per il genere, per il gangster movie. Ecco, il film, ho letto, è tratto da un romanzo che si intitola Manager Calibro 9 di Pietro Colapricco e Luca Fazzo. Ecco, io non conosco. È un romanzo, è un libro giornalistico, sono due giornalisti di cronaca nera all'epoca di Repubblica. Che seguiva la cronaca nera di Repubblica, che hanno conosciuto questo primo pentito dell'andrangheta milanese, questo ragazzo, questo appunto Saverio Morabito, che aveva avuto una vita molto 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 avventurosa e poi alla fine era stato, si era pentito. Cioè, quello che raccontiamo un po' nel film è quello, sono i fatti della biografia di Saverio Morabito, però abbiamo cambiato tutti i nomi, abbiamo cambiato tutta la, ecco, ci siamo staccati dal dato cronachistico per lavorare anche sull'immaginario cinematografico e quindi essere liberi. Non volevamo fare un documentario, ecco, sulla vita dei gangster negli anni 80, ma dovevamo fare un film che fosse cinema, ecco. Ecco, no, però il romanzo è stato importante, il romanzo, insomma, il libro è stato importante perché in questo libro, che è una lunghissima intervista a questo gangster, corredata anche da capitoli in cui i due giornalisti ti raccontavano anche cosa succedeva a Milano in quell'epoca, cioè ti facevano tutti i collegamenti tra le varie bande e anche gli avvenimenti politici eccetera, allora è un ritratto di un periodo storico molto molto bello, al centro questo personaggio particolare che offre spunti sia per, appunto, il genere gangster, perché i fatti che raccontiamo, appunto, come avete detto voi, sono anche crudi, e però dà anche lo spunto per la comedy, perché era uno yuppie, insomma, voleva fare lo yuppie, l'imprenditore. Ecco, a proposito di immaginario cinematografico, io quando ho letto il titolo del libro che è alla base del tuo film, Manager Calibro 9, ho pensato ovviamente al cinema di Fernando Di Leo, e volevo capire
quanto anche quel cinema di genere degli anni 70 faccia parte del tuo immaginario cinematografico, e nella fattispecie di...